Esercizio numero 8. Calcola l'energia elettrica accumulata dal condensatore del problema precedente e la densità d'energia nel suo campo elettrico. Il condensatore aveva lastre quadrate di lato 4 cm, distanti 9 mm. Poi, nel problema 7, la sua capacità era 1,6 picofarad, la differenza di potenziale applicata delta V' 2,8 kV e la carica Q' su ciascuna armatura era 4,5 nanocoulomb. Qui sono riportati tutti questi dati e questo è il condensatore che immagazzina l'energia elettrostatica nel suo campo elettrico. Per calcolare questa energia possiamo usare una qualunque delle tre formule equivalenti. Utilizziamo per esempio questa qua in mezzo, mettendo la carica 4,5 nanocoulomb e la differenza di potenziale applicata tra A e B 2,8 kV. Il risultato, coulomb per volt joule, nano, 10 alla meno 9, kilo, 10 alla 3, fa micro, cioè 10 alla meno 6. Quindi una piccola quantità di energia, 6,3 microjoule, all'interno di questo condensatore. Per calcolare la densità di energia nello spazio, cioè quanti joule per unità di volume ci sono nel campo elettrico, possiamo utilizzare la definizione, che in questo esercizio è la via più facile. La definizione di densità di energia sarebbe quanta energia è racchiusa all'interno del condensatore diviso il volume del condensatore stesso, che è un parallelepipedo racchiuso tra le due lastre di area S, 16 cm quadrati, e distanti di 0,9 cm, cioè 9 mm. Quindi il volume all'interno del condensatore sono 14,4 cm cubi. Quindi dividiamo la energia contenuta nel condensatore che abbiamo trovato prima diviso questo volume e otteniamo una bassa densità di energia, cioè ogni centimetro cubo all'interno del condensatore ci sono 0,44 microjoule. Possiamo anche esprimere il risultato in joule al metro cubo scrivendo micro 10 alla meno 6 e centimetri cubi 10 alla meno 6 metri cubi. 10 alla meno 6 si semplificano e quindi risulta 0,44 joule al metro cubo. Potevamo usare per il calcolo anche la formula che la densità di energia è data da un mezzo epsilon, epsilon 0, epsilon r, per il campo elettrico al quadrato. Qui epsilon r è 1 perché tra le armature del condensatore non c'è nessun dielettrico. Quindi andiamo a sostituire epsilon 0, questo valore qua. Il campo elettrico invece lo dobbiamo calcolare a parte come rapporto tra la differenza di potenziale 2,8 kV e la distanza tra le armature che sono 9 mm. Il risultato è un campo elettrico di 3,1 per 10 alla quinta volte su metro. Andiamo quindi a sostituirlo qua, lo eleviamo al quadrato e il risultato è lo stesso di prima, 0,44 joule su metro cubo. Vediamo come viene fuori l'unità di misura, coulomb quadrato diviso newton metro quadrato e poi volte quadrato diviso metro quadrato. Coulomb volt sappiamo che è joule, quindi coulomb volt al quadrato è joule per joule. Al denominatore invece abbiamo newton per metro alla quarta, cioè newton metro metro cubo. Newton metro è joule, si semplifica con uno dei due joule al numeratore e quindi rimane joule al metro cubo.